E gridate, 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 sai a me che me ne importa. E parlate, parlate, io fingerò di ascoltarvi per l'ennesima volta. La moneta unica ha influito sulla crisi dei paesi europei? Se noi ragioniamo con un modello, cioè abbiamo in mente un modello di tipo tradizionale, non tradizionale nel senso di mainstream, ma diciamo tradizionale in quanto rivolto all'esperienza passata, allora la moneta unica si può dire che ha accentuato la crisi. Perché? Perché per esempio per l'Italia molti dicono, o molti, parecchi, relativamente un numero relativamente grandi di economisti, di persone dicono: ah, se non ci fosse l'euro, se non ci fosse la moneta unica, l'Italia avrebbe guadagnato, avrebbe potuto svalutare, deprezzare la lira e quindi avvantaggiarsene sui mercati internazionali, far crescere le esportazioni, eccetera. E come esemplificazione di questo ragionamento viene presa l'esperienza italiana del 1992, quando ci fu la crisi del sistema monetario europeo, l'Italia fu costretta a uscire dal sistema, nel giro di pochi giorni svalutò di circa 20-25%, e poi questo ha avuto un effetto positivo sulle esportazioni, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista l'argomentazione è: se non ci fosse la moneta unica, allora le cose avrebbero dovuto funzionare così. La difficoltà principale è che confrontare la situazione odierna, quella del 1992, cioè ormai di più di 20 anni fa, è fuorviante, perché la realtà mondiale, la realtà dell'economia mondiale è totalmente trasformata. Non si può pensare che oggi l'Italia si possa rimettere a posto svalutando e quindi facendo crescere le esportazioni, per un fatto banale, quasi immediato, che oggi il mercato mondiale l'economia mondiale ha dei protagonisti che 20 anni fa erano ancora largamente inesistenti, largamente poco importanti. La Cina, l'India, il Brasile, tutte queste grandi economie emergenti, diciamo, cambiano totalmente il quadro dell'economia mondiale. Ora, la svalutazione di per sé non rende le esportazioni italiane più competitive di fronte a quello che può fare la Cina, ai prezzi, ai costi ai quali la Cina esporta. La Cina, per prendere l'esempio più eclatante. È anche vero quello che dicono in tanti, che il fatto che esista una moneta unica, l'euro, ha permesso a un paese come l'Italia o anche altri paesi deboli all'interno dei cosiddetti deboli, perché poi deboli e forti è un problema diciamo, piuttosto più grande di quello che sembra, ha permesso di difendersi meglio dagli attacchi, perché un conto attaccare la lira o la dracma o la pesena, un conto attaccare l'euro sui mercati speculativi. Il problema della moneta unica non è tanto se ha peggiorato o ci ha consentito una migliore difesa dalla crisi, è proprio tutto l'impianto su cui è basata l'idea della moneta unica, la creazione dell'euro. Alla prima grossa, veramente grossa difficoltà, ha mostrato tutti i limiti proprio della concezione di fondo su cui si regge tutta la struttura. E ormai a questo punto della storia tutti quanti più o meno molti lo dicono, che un problema fondamentale della moneta unica europea è che accanto alla moneta unica, quindi accanto a una singola unica banca centrale, non c'è uno Stato federale, non c'è la capacità di gestire un bilancio federale che sia di portata significativa e non sia quello ridicolo dell'Unione Monetaria Europea. Queste scelte, la scelta di fare una moneta unica e non preoccuparsi di un bilancio federale, preoccuparsi della controparte fiscale della politica monetaria, diciamo, non sono casuali, si reggono tutti su una concezione dell'economia che non funziona e che oggi abbiamo le prove drammatiche che non funziona, anche se poi
99% forse dell'Accademia continua a far finta che funzioni, che tutto. D'altro canto è anche vero che dietro l'idea della moneta, dietro l'idea della creazione di un'Unione Europea, nella fattispecie di un'Unione Monetaria Europea, c'è un fatto importante, cioè l'idea che ormai, dato il contesto mondiale, dato il contesto del sistema economico mondiale, diciamo, è chiaro che i singoli paesi da soli sarebbero molto più, sono molto più deboli, cioè l'idea di creare una struttura economica grande, una realtà economica grande come quella europea non è di per sé sbagliata, probabilmente anzi è la strada giusta. Ora, detto questo, poi tutto sta nel pensare come si fa, cioè per chiudere, la soluzione ai problemi non è quello di dire basta con la moneta unica, usciamone e rifacciamo la lira, rifacciamo la dracma e così via, è di quello di fare un'Europa diversa, basata su concetti economici, politici, sociali, diversi da quelli su cui si regge tutto questo, questa la struttura che ci abbiamo. Quindi la via d'uscita, diciamo, non è abbandonare la moneta unica, è creare una realtà socio-economica totalmente diversa in cui ovviamente ci sarebbe una moneta unica, ma se poi questo è politicamente possibile, soprattutto nella situazione attuale, questo è un altro paio di maniche, insomma. Non c'è modo di farmi rallentare e non avete mai niente da dire, non sapete ascoltare.